Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale e benvenuti in questo nostro nuovo episodio dedicato alle chiacchierate tecniche. Andremo oggi a vedere insieme un altro componente molto importante presente non tutte le vostre auto, ma solo alcune, quelle che hanno avuto una velleità un po' più sportiva o un maggior occhio per l'attenzione alla trazione scaricata dal vostro motore sull'asfalto. Stiamo parlando del differenziale meccanico. Esso ovviamente ha più e differenti tipologie che andremo insieme adesso a vedere. Cos'è un differenziale meccanico? È un componente che riesce a distribuire la coppia motrice del motore sulle ruote. Il suo funzionamento è quello di trasformare il moto longitudinale dell'albero motore in un moto trasversale delle ruote. Esso appunto è un differenziale anteriore. Principale utilizzo e scopo di un differenziale meccanico presente in una vettura è quello anche di andare a ripartire in maniera differente la trazione nelle ruote anteriori, in quanto in caso di percorrenza di una curva, la ruota interna alla curva avrà una percorrenza minore in metri rispetto a quella esterna ed è qui che il differenziale meccanico entra in azione, andando attraverso degli ingranaggi collocati sull'albero di trasmissione a ripartire in maniera differente la trazione, evitando così di perdere motricità, di sviluppare un fastidioso senso di slittamento della ruota esterna alla curva e soprattutto di poter mantenere alto il controllo della stabilità di tutta la vettura. In rettilineo, al contrario, viene invece trasmesso un numero uguale di giri. In curva, invece, come detto poc'anzi, questo numero di giri della ruota interna viene così diminuito. Ovviamente di tipologie di differenziali meccanici ne abbiamo differenti, non solo quelli anteriori, ma anche differenziale centrale e differenziale posteriore. Queste ultime due tipologie sono più presenti nelle trazioni 4WD, quindi trazioni con 4 ruote motrici. Un differenziale centrale può distribuire quindi in parti uguali la trazione sulle ruote motrici. Invece, al contrario, un differenziale bloccabile, detto anche a slittamento limitato, è un differenziale che permette, attraverso l'inserimento dello stesso, mediante l'utilizzo di un bottone, una trazione differente in base all'asfalto o al percorso utilizzato in quel momento di percorrenza. Nel caso appunto di un differenziale bloccabile, abbiamo l'utilizzo di questo largamente impiegato in vetture di carattere fuoristradistico, in quanto non vanno minimamente ad intaccare la forza motrice espressa dalle quattro ruote ed anzi permettono e agevolano il superamento di ostacoli e ardue pendenze da parte della stessa vettura. Al contrario, un differenziale autobloccante è quello che autonomamente ripartisce e definisce quando andare a bloccare la trazione in base a dei sensori o principalmente in base all'assenza di trazione presa da parte delle ruote con meno grip sull'asfalto rispetto a quello che precedentemente era attivo. Differenziali bloccabili, autobloccanti, anteriori, centrali, posteriori, ne sono stati prodotti di differenti tipologie e di svariate tecnologie. Io ricordo principalmente, come sicuramente molti di voi che staranno vedendo questo video, i pluriblasonati e famosi Q2 e Q4, che furono molto molto importanti per riuscire a migliorare la trazione e la sua espressione massima di potenza per lo scarico della stessa sull'asfalto in modelli del gruppo, principalmente quali 147, Alfa Romeo GT, 156 e 166, ma ad anche ultimamente i modelli un po' più recenti quali Stelvio e Giulia. Bene ragazzi, anche questo video volge al termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto e vi invito quindi a lasciare un bel mi piace qui sotto. E poi, nel caso in cui ne aveste voglia, potreste seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube, ma soprattutto dare uno sguardo anche al nostro sito www.wedrive.tv. Questo episodio si conclude qui, io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!